sono io. È volata la cosa. Allora, prima di tutto voglio scusarmi perché da quando sono tornata in Italia ho veramente pochissimo tempo per filmare e quelle poche volte in cui sono riuscita a filmare ho filmato solo un video, solitamente io quando filmo ne filmo due o tre, infatti spesso mi avete visto con lo stesso outfit, insomma non è una novità che gli YouTuber fanno così, cioè insomma quando non hai tanto tempo a disposizione, soprattutto quando YouTube non è proprio il tuo lavoro full time, cerchi sempre di filmare il più possibile nello stesso momento. Allora, prima di tutto appunto dico mi scuso perché magari non manco a nessuno, però ero sempre abituata a pubblicare due o tre video a settimana, quindi adesso pubblicarne tipo uno a settimana mi sembra molto strano, cioè mi sembra di non essere su YouTube da secoli. Allora, prima di tutto voglio dirvi che se vi manco tantissimo potete seguirmi su Instagram, lì sono attiva e pubblico sempre foto dei prosecchi principalmente ultimamente, ma dettagli. Poi basta, un po' tutto così. Insomma, qua in Italia è iniziato il caldo e quindi è per questo motivo che siccome è iniziato un caldo pazzesco, io sono tornata il 12 di aprile, il 13 di aprile faceva già un caldo boia, ho deciso di fare questo video dove parlo dell'estate canadese, o cioè estate canadese nel senso di cosa fanno i canadesi durante le ferie, durante le vacanze, durante l'estate in generale. Allora, prima di tutto c'è da dire che in Italia gli italiani hanno molte più ferie rispetto ai canadesi, infatti in Italia quando lavori un anno hai un mese di ferie che puoi distribuire un po' tu dove vuoi. In Canada invece dopo un anno di lavoro hai solo 2 settimane, che non sono tante. Se hai culo, detta proprio così, e trovi un lavoro dove puoi avere 3 settimane, può essere, puoi averne anche 3 settimane, meglio per te, è veramente raro. Quindi diciamo che i canadesi vanno un po' meno in vacanza, poi ovviamente non è che hai 2 settimane lavorando tutta la vita e con gli anni le vacanze aumentano, però diciamo che questa cosa che in Italia dopo un anno di lavoro hai già un mese di ferie, diciamo che è una delle cose positive dell'Italia. Forse una delle poche cose positive dell'Italia, almeno per quanto riguarda il campo lavorativo. Quindi diciamo che 2 settimane non sono tante, nel senso anche se prendi 2 settimane attaccate, non è che hai tutto sto tempo di fare viaggioni, soprattutto perché dal Canada all'Italia, oppure se un canadese vuole venire in Europa, il viaggio è molto lungo, avrai minimo 2 giorni di jet lag, avrai il giorno di ritorno più un giorno di riposarti prima di tornare al lavoro, quindi diciamo che 2 settimane sono veramente pochissime. Il primo anno che sono tornata a casa dal Canada, sono tornata 2 settimane, infatti io non ci ho capito niente, cioè è volato in 2 secondi e giuro che è stato terribile. Un'altra cosa è che ovviamente tipo spesso, non spesso, ogni tanto tipo mi dicevo tipo che le spiagge non ci sono in Canada, non è ciò che intendevo, nel senso che le spiagge ci sono in Canada perché ci sono le zone tipo British Columbia, Alberta, anche Ontario, addirittura anche in Quebec ci sono delle spiagge, ma sono lontanissime, cioè se io abito a Montreal, per andare alla spiaggia più vicina ci metto 7-8 ore. Non è come dire qua che sono a Venezia e ci metto un'oretta per andare a Lido o per andare a Jesolo e vado in spiaggia. Vabbè che io non sono amante della spiaggia, sia per il fatto che non amo troppo la spiaggia in generale, ma anche per motivi di salute. Non posso stare troppo al sole, quindi diciamo che questa cosa ha influito molto nella mia vita, quindi non sono mai stata amante della spiaggia. Non sono mai andata spesso in spiaggia, nonostante io abbia vissuto a Venezia, quindi avevo la spiaggia molto vicina. Quindi diciamo che in Canada non è che mi manchi sta roba. Però sì, per chi abita magari nelle zone in cui le spiagge sono vicine, sì, sono fortunati, invece noi che siamo a Montreal, piuttosto che andare nel sud del Quebec, oppure andare in Ontario, oppure andare in British Columbia, che ci metti anni per arrivare lì, piuttosto vai negli Stati Uniti. Fai veramente prima. Infatti spesso tanti vanno negli Stati Uniti in spiaggia. Oppure, solitamente la differenza è che tanti italiani solitamente vanno in ferie d'estate, almeno questo è un po' il mio concetto, che tanti vanno in ferie in estate tipo agosto, quando c'è Ferragosto, oppure luglio, quando fa più caldo e la gente vuole andare in montagna, non so, ho un po' questa impressione perché i miei sono sempre andati in vacanza tipo a luglio per scappare da questo caldo. Mentre in Canada molti, moltissimi canadesi prendono le ferie durante l'inverno, perché così vanno nei paesi caldi, ovvero tipo possono andare a Cuba, possono andare in Messico, possono andare alle Hawaii, in tutti quei paesi dove fa caldo.
sempre. Quindi, oppure posso addirittura andare in Florida, per dirvi, cioè, hanno tante opzioni per scappare dal freddo invernale. Questo ovviamente quando arrivi ad avere più vacanze che puoi scegliere, dici mi faccio 2 settimane in inverno, mi faccio 2 settimane in estate, questo genere di cose. Quando hai solo 2 settimane, dici sì, te vado 1 settimana in Messico, cioè non lo fai. Altra cosa che c'è da dire sono le distanze che ci sono in Canada. Ovviamente il Canada è molto grande, fate conto che solo il Quebec è grande come la Francia, quindi diciamo che le distanze sono molto più lunghe, mentre qua facciamo 2 ore di treno e siamo a Milano, ci facciamo 3, siamo a Roma e questo genere di cose. In Canada no. Quindi diciamo, mentre qua in Italia dici vado a farmi un weekend a Parigi, vado a farmi un weekend a Copenaghen o robe del genere, in Canada non è proprio possibile andare via ogni weekend, cioè nel senso visitare una cosa nuova ogni weekend, perché appunto le distanze sono abbastanza lunghe. Io per esempio l'anno scorso sono andata a Toronto, 7 ore di macchina, poi la gente mi dice perché ho il cambio automatico. Quindi diciamo che le distanze sono molto più lunghe, quindi hai anche bisogno di più tempo, perché ovviamente anche i mezzi di trasporto, mentre qua in Italia abbiamo gli aerei, i treni, abbiamo le cose low cost che ti fai i viaggi tranquillamente senza spendere tanto, soprattutto quando trovi offertone, in Canada non è proprio possibile, perché le compagnie aeree comunque costano persino all'interno del Canada, non parliamo neanche di andare fuori dal Canada, però all'interno del Canada costano comunque tanto. Treni ci sono, so che ho sempre detto che non ci sono treni, ma non ci sono treni ovunque, ci sono dei treni che fanno le lunghe distanze, tipo che partono da Montreal, arrivano a Toronto, fanno addirittura a Vancouver, però non vale la pena, nel senso che per andare a Vancouver con un treno ci metti tanto tempo, per andare a macchina ci metti tipo 5 giorni se non ti fermi per niente, quindi serve per forza prendere l'aereo. Quindi per certe zone la macchina va benissimo, per altre invece devi per forza prendere l'aereo. Quindi diciamo che le distanze impediscono un po' alle persone di viaggiare tanto all'interno del loro paese. Un'altra cosa che i canadesi amano tanto, 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 ma proprio tanto, è il campeggio. Allora, io non sono tipo da campeggio, nel senso io se vado a visitare una città mi piace tanto andare a vedere quella città, prenotarmi un bed and breakfast, non dico di stare in un hotel di 5 stelle perché non lo faccio mai, però nel senso mi piace tanto andare nei bed and breakfast, avere il mio letto, la mia doccia e questo genere di cose, magari la colazione inclusa, però visitare la città in questa maniera che quando torno faccio la doccia e tutto, il campeggio non fa per me, nel senso ci sono andata una volta perché era l'inizio della mia relazione con lui, e sai, sapete tipo quella... l'inizio delle relazioni in cui principalmente dici sì a tutto perché non vuoi risultare noiosa, ecco, allora lui mi aveva proposto dai andiamo a Ottawa, io ho detto sì andiamo a Ottawa, che bello, avevamo tipo 4 giorni, quindi Ottawa era abbastanza vicino alle 3 ore di macchina, ho detto sì andiamo a Ottawa, e poi lui mi fa ma sì però per dormire stiamo in campeggio, e io ero tipo ah sì che bello, I'm so excited, oh my god. Non l'avessi mai fatto. Ci sono anche delle zone del Canada che se hai tanto tempo, tipo se hai 2 settimane o 3, anche 3 sarebbero meglio, ci sono queste zone, non so se avete mai visto il telefilm di Anna dei capelli rossi, è in Mutiny, c'è su Netflix, lo dovete guardare, è molto bello, dove l'hanno filmato in una parte del Canada che è la Prince Edward Island, dove ci sono questi posti dove praticamente non vive quasi nessuno, ci sono solo laghi, ci sono solo montagne, sono paesaggi bellissimi perché comunque il Canada ha dei paesaggi stupendi, e appunto la sorella di lui è andata a fare questo giro in macchina, a fare solo campeggio perché appunto in quelle parti non c'è niente, non c'è un albergo, robe del genere, non ci sono città da visitare, quindi praticamente per chi ama tanto la natura, spero che questo rumore non si senta nel video, quindi principalmente per chi ama tanto la natura, se fanno un questo genere di viaggio, impazziscono. Bene ragazzi, questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere dove andrete in vacanza quest'estate, se andate in vacanza, qual è la vostra meta nei sogni, la mia per esempio è la Nuova Zelanda e so che prima o poi ci andrò, lo so. Però sì, fatemi sapere dove andate di bello quest'estate, cosa farete, se siete in vacanza, se siete in sessione, immagino che c'è tanta gente universitaria che è in sessione, mi dispiace tanto per voi, però io ho finito, quindi no, ma vi compatisco lo stesso, cioè, ma almeno, soprattutto le persone che studiano qua in Italia con questo caldo a fare la sessione e vedere la gente che va al mare, quanto vi capisco, quindi mi raccomando, fatemi sapere cosa farete di bello, quali sono le vostre attività preferite durante l'estate, insomma
Ditemi un po' la vostra, perché mi piace tanto leggere i commenti e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!